Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono Marco e questo è Spaceman. Oggi siamo presso l'AMAG di Grancia, dove avremo l'opportunità di provare un mezzo che ci darà un po' di emozioni. Andiamo, vediamo cosa ci danno l'opportunità di guidare, quanti cavalli ha e che emozioni ci danno. Entriamo nel monitor gigantesco, abbiamo come driver sempre lo stesso, sempre io sono. Ancora non hanno arrestato dopo l'ultima volta e andiamo a vedere che cosa ci permette di fare questa auto. 300 cavallini? 310. Ah scusami, 10 me l'ho dimenticato, pensavo fossero in scuderia. Guardiamo sul retro com'è la macchina, bellissima ragazzi, bellissima. Vediamo se riusciamo a prendere una bella multa. Volante spettacolo ragazzi, sembra di essere su una Formula 1. Adesso ha fatto una bella scalata. Ecco, piano zio, quasi ai livelli della Etro. Una cosa importante che sto notando sono i sedili avvolgenti, troppo secondo me, ti vincolano troppo nel sedile e se sei un pochettino più panciuto ti trovi praticamente i laterali conficcati nei reni. Penso che col tempo potrebbe diventare anche fastidioso, perciò attenzione, sia auto acquistate, consiglio di Spaceman, provatela prima almeno per vedere se fa al caso vostro. Ecco, da tanto è spaventoso ragazzi, non so se riuscite a percepirlo, ha un rumore gutturale pieno, corposo. Io so che sono un amante di auto elettriche, l'ho sempre detto, però questo rumore mi fa dare una vibrazione che le macchine elettriche ragazzi, anche se mettete le Bose sotto sedere, non ve lo daranno mai. L'interfaccia è carina, cioè ovviamente se è una macchina di prova non andiamo a pastrugnarci troppo, però diciamo che c'è tutto quello che potrebbe servire per la nostra macchina: retrocamera, line assist, sistema ADAS di secondo livello e veramente anche il display all'interno è meraviglioso. Il tasto Cupra è un tasto che vi permetterà di fare la magia, cioè trasformare una semplice Seat in una Cupra da paura. And so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. La mancanza della copertura per il coprivalvole è determinato da un difetto di progettazione ed è stato ritirato dalla casa costruttrice. Il motore della Cupra Formentor WZ 2000 TSI da 310 cavalli con il 4Drive DSG. Anno di costruzione 2020,
Il motore è un combustione interna, è un SUV crossover benzina. Velocità massima dichiarata 250 km/h. I 310 cavalli vengono sprigionati a 5.460 giri fino a 6.600 giri. 400 Nm di coppia dai 2.000 ai 5.450 giri al minuto. Guardiamo gli esterni, praticamente come abbiamo fatto vedere, entriamo nella parte posteriore dell'auto per vedere la comodità della macchina. Sì. Ne vale la pena. Come vi ho detto nell'anteriore, i sedili sono troppo chiusi e tendono a dar fastidio nel tempo sulle parti laterali, mentre sul posteriore vediamo il particolato proprio dell'apertura della maniglia. Come potete notare, non è stata lasciata al caso, è tutto lavorato secondo un principio di qualità. Spettacolo. Andiamo sul posteriore, attenzione, abitabilità top ragazzi. Ci stiamo belli comodi, la seduta è comoda, lo spazio del cielo è alto, le porte USB-C per poter ricaricare i nostri dispositivi con anche l'aria condizionata per voi. Il centrale che ci permette di poter mettere l'acqua e le bibite che vogliamo e avere una comodità per 4 persone, anche se la macchina è stata sviluppata per 5. La selleria è fatta veramente molto bene, pelle, perché non ammazziamo gli animali per sederci sopra. Particolare che alleggerisce moltissimo la visione della macchina è questo, che è in plastica, però ha il suo perché. Guardate anche i tweeter della macchina e la particolatura anche della cassa. Hanno guardato veramente, veramente tutto. Voglio farvi notare una cosa bellissima: la linea che porta il nostro faro per tutta la linea, in modo tale da rendere la macchina pezzo unico. Il marchio Cupra veramente ragazzi è meraviglioso. Gabri, secondo te come ti sembra? Allora, per quanto riguarda la qualità costruttiva non si può dire niente, è davvero curata nel minimo dettaglio, è bella aggressiva anche e sportiva, ma comoda allo stesso momento. Tu che adesso che l'hai provato, emozioni ti ha dato? Allora, rispetto a un'auto elettrica come l'altro giorno, ho provato più emozioni. Beh, normale. Perché sentire un motore che gira e aggressivo come questo sicuramente fa emozionare. Non la comprerei per quanto riguarda il mio gusto personale, già una macchina per una persona più da famiglia. Però se si vuole avere un compromesso tra famiglia, sportività e anche un po' di felicità, perché te lo permette, ottimo. La consiglierei. Bene. Come diceva il tecnico della Maga, tutte le Cupra hanno una caratteristica, stanno cercando di creare una sorta di marchio in... non so se avete presente la Toyota. Toyota ha creato un marchio in che è Lexus. La Cupra sarà il marchio di punta del gruppo Seat. Perciò dovrà andare a concorrere con Audi, Volkswagen e tutte le altre case. Certo, le Seat saranno sempre prodotte, ma saranno, diciamo, destinate a chi magari non può permettersi un Audi o una Volkswagen e si accontenterà di una Seat di vecchio livello. Prenderemmo in considerazione come macchina nel caso volessimo prendere qualcosa di veramente cattivo? Sì, se vi piace il gruppo Volkswagen, gruppo Seat e questo tipo di auto così nervoluta, prendetelo in considerazione perché è veramente un ottimo oggetto. Cattivo, 310 cavalli, non so in Italia se ne vale la pena perché il bollo sarebbe altissimo, qui in Svizzera praticamente ce l'hanno Italia Erba. Ok, giretto con la Cupra Formentor è finito. Una cosa molto importante che non va detto, il costo auto ragazzi. Questa qui finita, la Cupra Formentor VZ, quella da 310 cavalli perché ce n'è anche una versione da 390, siamo intorno ai 60.000 franchi. Non sono pochi, in Svizzera più o meno è quella la linea per avere una macchina di un certo livello. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel pollice in alto, iscrivetevi al mio canale, supportatelo, condividete, se vi piace scrivete giù nei commenti se volete che provi qualche auto particolare, proverò a farlo. Come sempre, be smart ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao belli!